Bertazzo, sesto nella corsa punti. Raccontaci com'è andata la tua gara. Beh, diciamo che sono partito già abbastanza forte, centrando subito la prima volata, e quindi diciamo mi sono messo già in una posizione di dover controllare, però sai, ho già mostrato le mie carte. E poi, andando sempre avanti con i giri, la corsa si faceva sempre più pesante, attacchi. Io mi ero posto, grazie a Marco, di seguire lo spagnolo, perché si vedeva che stava provando a puntare il giro. Solo che fino ai meno 60 non si era mosso ancora nulla. Avevano preso il giro in tre con un russo, un neozelandese, uno dell'Hong Kong, però niente, i più forti erano ancora indietro. Negli ultimi finali di gara mi sono perso un attimo e ho perso la ruota vincente, che era quello dello spagnolo, che ha preso il giro, e io senza prendere nessun giro ho fatto 24 punti, che con gli sprint sono abbastanza, un sesto posto che, diciamo, da una parte un po' mi dispiace, perché la medaglia era lì vicino, bastava solo un giro e mi cambiava anche, sì, tutta la gara. Però dall'altra parte, sai, il primo mondiale con i prof, ho fatto molta esperienza e diciamo che magari con la prossima occasione che mi capiterà cercherò di centrare al meglio l'obiettivo.